Buongiorno gente, ho dei capelli che vanno veramente schifo. Gente, scusate, sono in fase di editing, volevo dire che è uscito già un video sul secondo canale, o forse uscirà fra poco su Spider-Man No Way Home e tutto il mondo Marvel, ma vi consiglio di vederlo perché vi potrebbe interessare molto tranquillamente. In questi giorni esce ancora una puntata del podcast. Ciao! Oggi sono qua con una reaction, quindi facciamo partire la registrazione schermo. Una reaction a un account di Twitter. Facciamo una reaction a questo account di Twitter che si chiama Infinity Loop. Molti lo conosceranno, soprattutto se avete Twitter, se siete appassionati un minimo. Che riposta, cioè che pubblica foto di vecchi prodotti Apple, cose. Quindi oggi facciamo una vera e propria reaction ai vecchi prodotti Apple. E partiamo subito qua con quello che mi sembra iPhone 4S. Perché sì, è uscita con 4S. iPhone 4S è stato uno dei miei iPhone preferiti a livello di design, ne ho visti pochi dal vivo. C'aveva mio papà e aveva, secondo me, una cosa molto figa, è che praticamente la cornice, perché l'ho visti tutti e due insieme, quello bianco e quello nero in titanio è dello stesso colore. Questa è una cosa molto molto figa, cioè uguale. Non so se ci avete mai fatto caso. Ah, le vecchie scatole degli iPod. No, non vecchie, perché l'iPod Touch nuovo, quello che vende ancora Apple, ha una confezione non proprio come questa. Però è cioè, ed è una figata. Ed è una figata assurda. Ah, MacBook Air. Questo è un momento epico. Che figata. Cioè, erano altri tempi. Ora se fai una presentazione del genere, hanno fatto una cosa del genere con l'iPhone 12 mini, mi ricordo. Cioè, con la valigetta, però tutt'altra cosa, molto più, vabbè. Ah, l'iPod non mi ricordo. Quanti modelli c'erano di iPod? Però colorati bellissimi. Quello rosso mi piace un sacco. Non sono i colori dell'iMac. I vecchi display Apple. Apple Cinema Display, quello prima dell'XDR, secondo me era molto, tranne i bordi assurdi, molto molto bello. Non è questo, è quello, credo dopo, però anche quello molto bene. iPhone 5S, che questo non è il 5, ma è il 5S che si riconosce da due cose. Il nero che era completamente diverso, anche se io preferisco il nero del 5 e non quello del 5S. Il nero del 5 è bellissimo. Potrebbe essere anche un SE questo, in effetti. Però poi c'è un'altra cosa, il flash. Ragazzi, questa è cultura. No, si scherza ovviamente. Ah, è un iPod qualcosa, ma sapete che sono giovane, non sono così tanto vecchio. Scusate. Questo è il sito Apple quando? Nel 97. Il 97? Beh, comunque il design con Tim Different Einstein. Beh. Questo è un iPhone 4, mi sembra. Sì. Ah, prenda pure, quanto era bella! Io ero veramente piccolo, però l'ho vista, cioè anche nell'ultimo periodo mi è capitato di fare magari dei video che non sono neanche usciti, però che figata. Ah, fail epico. Day one, cos'è un day one di un iPhone? Sì. Ah, il G5, che bello è l'iMac G5, un iMac molto molto bellino. Dove sarà il prossimo iMac a cui si ispireranno? Dopo il G3, secondo me, però qualche anno prossimo di nuovo questi livelli qua. Oh mio Dio, i primi Apple Watch. No, io dico, vabbè, l'argento secondo me di quel modello era molto carino. Questo. Apple Watch Edition, prima edizione, oro, va bene. E poi quant'era brutto questo rosa. Ma poi, no! Ormai, cioè, è il nuovo Mac Pro con i buchi più piccoli. Cioè, è lui, dopo il fail del cestino. Cioè, il cestino poi era anche bello, però non era assolutamente funzionale. Quindi sono tornati a questo comunque bel design, assolutamente. Oh, io questo ce l'ho. Questo anche lui è un po' più recente, però io ce l'ho. Batteria, che non durava un cazzo. Due canzoni e si scaricava da nuovo. Merda di prodotto. Quanto era bello quel colore di Apple, perché me l'hai cambiato? Soffro. Non tanto per l'AirPods, l'AirPods sospensione è uno dei miei prodotti preferiti, ma per l'iPhone 7 Jet Black. Fail. Cioè, bello, eh? Bello nuovo, però.
Cioè, lo levi dalla scatola e già graffiato. Eccolo il display di cui vi parlavo prima. Con esso MacBook Air, un po' sprecato, ma è lui. Ah! FaceTime! Io vi vorrei ricordare com'era bello, di design, però inutilizzabile FaceTime su iPhone fino ad iOS 15, quando eri con più di due persone, cioè te, un'altra persona e più qualcun altro. Mamma mia, che ti veniva tutto lo spazio nero! Che su iPhone OLED, come il mio, ci stava anche, ma sugli LCD... Eccolo l'Apple! Ehi, quanto ci impegniamo? Ora immagini a schermo vedete un'altra immagine. Questa è quella del 5. Ma quanto è bella. Mamma. Quanto era bello iOS 7! Quanto merda era bello! Questa è Mac. Sono il telefono di là. Questo che Mac OS era? Oh mio Dio, non lo ricordo. C'era comunque un po' di scomorfismo, ecco. Brutte. Oh mio Dio, quanti erano belli. Quanti erano belli. Qui Mac è così con la mela bella. Poi c'ho tutti gli sticker. No? Me ne voglio prendere anche qualche sticker per il mio Mac. Che... No, ma pa... E l'ho detto, ragazzi, ci sono alcune cose che non ho mai visto. Dov'è? Ho visto Pac-Man. Quello è Venom? Ah no. Eccolo! Eccolo! Che bello è! Che bello è! Beh, anche! No, bello. Ah, era Layer, The Notebook Paper Logo. Notebook Air. Bukeira secondo me si è riscattato dal 2018. Prima faceva 20, schifo. Cioè, ha passato quei 3 anni che... Ah! Ecco il nuovo MacBook, solo... Questa è la versione senza il notch. Proprio meno lui. Ah, no, iPhone 5. Mamma mia, quanto era bella sta musica di pubblicità. Ah, raga, io sono cresciuto con il primo iPad. Ce l'ho anche di là, ma... Quanto era bello. Però, raga... Lo YouTube di Apple, quello là che c'è. Mamma mia! Quanto l'ho amato! Ovviamente iPhone 5C. Per quanto sono un prodotto di merda, a me l'iPhone 5C da tenere in mano. Ma plasticoso, proprio bello da tenere in mano. Io voglio un iPhone 5C nel 2020. Fatemelo Apple, vi prego. Cioè, non avrebbe bisogno l'iPhone 5C con iOS 10. Mamma mia, quanto è bello! Jet Black, quella merda di Jet Black. Ragazzi, l'ultima. Eccola, la più epica degli ultimi 20 anni Apple. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ah, visto che ne parlavamo di Twitter, seguitemi su Twitter, seguitemi su Instagram, da tutte le parti. Link in descrizione. E se volete altre reaction di questo tipo, ditemelo, eh. Ora, però, veramente, ciao. Everything we've learned. Lascia like, man.